Poniamo le mani davanti al cuore in preghiera, apriamo bene il torace, chiudiamo gli occhi. Di nuovo inspira sulle braccia, mi distendo,
Espiro, le mani si appoggiano a terra e rilasso la testa. Tengo le cosce attive, la testa si rilassa, il respiro è profondo, ritmico e controllato. Mantieni questa postura per alcuni respiri senza spingere, ma usa il tuo respiro per allungarti verso il basso. Prossima inspirazione, gamba sinistra dietro, ginocchio a terra, piede sinistro disteso, guarda in avanti, chiudo gli occhi, apro le spalle e rimango, tenendo bene l'affondo sul ginocchio destro, ascolto la distensione della gamba posteriore. Anche oggi lavoreremo sulla colonna vertebrale, andremo a lavorare sulla parte dei fianchi, andando a lavorare bene nella colonna vertebrale laterale. Espirando, il piede destro va dietro, i piedi sono uniti e il mento va al torace, mi distendo e mi allungo attivando il lombelico e il mento al torace. Le mani sono ben radicate al tappetino, le dita sono aperte. Alla prossima ispirazione posizioniamo le ginocchia, i glutei e la fronte a terra, le braccia si distendono attive. Mantieni qualche attimo questa postura. Posiziona le braccia a terra, rotoli sulla fontanella, sollevando i tuoi glutei, porti bene il mento al torace. Gli avambracci sono in appoggio per non pesare troppo sulla fontanella e sul tratto cervicale. Espirando scendo e riattivo con forza le braccia. Inspirando vado in quadrupedia, incurvo la schiena e guardo verso l'alto. Ed espirando dolcemente appoggio il petto e la gola, guardo in avanti, faccio scivolare le gambe indietro, attivo il gluteo, sollevo il torace, guardo in alto, punta i piedi, piedi schiera sui glutei, piedi uniti e rimento al torace. Sistemati con calma nella tua postura di Adho Mukha Svanasana. Prossima ispirazione, posizioniamo la gamba sinistra in avanti, ginocchio destro a terra, ci allunghiamo, guardiamo verso il cielo, distenditi ed espirando rilassi la testa e la gamba destra va in avanti e ti allunghi bene verso i tuoi abiti. Inspiro, mi allungo verso il cielo, mi distendo, mi apro e guardo in alto ed espirando ritorno in samastiti. Di nuovo inspiro sulle braccia, mi distendo. Espira, le mani si appoggiano a terra, la testa si rilassa e rimane ancora in Uttanasana con la testa rilassata e l'allungamento verso gli alluci, ma solo con l'uso del respiro, non usare la tua forza fisica. Respira ispirazione, gamba destra dietro, ginocchio a terra, piede destro disteso, guardo in avanti, chiudo gli occhi, affondo sul ginocchio, apri bene il torace, chiudi gli occhi e ascolta la distensione della gamba posteriore, l'affondo della gamba anteriore. Le spalle si aprono verso l'esterno, respira profondo. Ispirazione, posiziono il piede sinistro dietro, i piedi sono uniti e metto la trace e spingo con forza le braccia, in allungo, mi distendo, respiro. Espirando, ginocchio e glutei fronte a terra, braccia distese.
posiziona le avambraccia a terra e rotoli sulla fontanella. Da qui porti i talloni verso i glutei e i piedi a punta. Espirando scendi e torna alla postura di Govinda Balasana, riattiva le tue braccia e inspira quadrupedia. Incurvi la schiena e guardi verso l'alto. Ed espirando petto e gola, Ashtanga Namaskar, faccio scivolare le gambe indietro, apro il torace, apri le spalle, unisci le scapole, rimani qualche istante nella postura di Bhujangasana. Respira. Espirando punta i piedi, su di nuovo i glutei verso il cielo ed distenditi al lungo. Ginocchia, glutei di fronte a terra, braccia distese. Govinda Balasana. Posiziona le braccia a terra, rotoli sulla fontanella, tallone, glutei e piedi a punta. Petto e gola, Ashtanga Namaskar, fai scivolare le gambe indietro, attiva i tuoi glutei, guardi in alto con gli occhi, unisci le scapole e rimani ancora qualche istante, cercando di aprire il più possibile le spalle, la bocca dello stomaco rimane a terra, Bhujangasana nella posizione del cobra, lo sguardo va in alto con gli occhi e non contratto cervicale, punta i piedi e schierando su i glutei e i piedi uniti. E di nuovo, Adho Svanasana. Allineati e respira profondamente. Alla prossima inspirazione, posizioniamo la gamba sinistra dietro, il ginocchio a terra, piede destro disteso, lo sguardo va in alto con gli occhi su. Espirando rilasso la testa, la gamba destra si unisce al piede sinistro, la testa scende
verso i tuoi ali, vicino allungandoti, e inspirando allungati verso il cielo, aprendo quindi le spalle, tieni l'allungamento ed espira, ritorni in samsthiti. Di nuovo inspira sulle braccia, ti allunghi, espira, le mani si appoggiano a terra, giù la testa, rimaniamo ancora giù in allungamento, cerchiamo di distendere tutta la colonna vertebrale con il nostro respiro. Ora la prossima inspirazione, posizioniamo la gamba destra dietro, il ginocchio a terra, il piede destro disteso. Ora da questa posizione sollevo il braccio sinistro in laterale sinistro, lo guardo verso l'alto, poi il braccio sinistro si appoggia all'orecchio sinistro e il braccio sinistro si distende come se si volesse allontanare dal tuo corpo. Tieni la posizione, cominciamo a fare il primo allungamento, tutta la fascia laterale, respira, ancora qualche altro. Poi inspirando riporto sul braccio sinistro verso il cielo ed espirando la mano sinistra si appoggia a terra. Da qui inspiro, affondo sul ginocchio sinistro, guardo in alto ed espirando, gamba sinistra indietro, piedi uniti e metto il braccio. Tieni la postura qualche attimo. Prossima ispirazione, ginocchia, glutei e fronte a terra, braccia distese e attive. Ora posizione dei braccia, i rotoli sulla fontanella, riporti i tuoi talloni verso i glutei con i piedi a punta. Espirando ritorno, da qua inspirando attenzione vado in quadrupedia e incurvo la schiena verso il cielo e alla prossima ispirazione lo sguardo va all'ombelico incurvando la schiena e spingendo con forza. Di nuovo inspiro, incurvo la schiena e guardo su, espiro, incurvo e vado a guardarmi in ombelico. L'ultima volta inspiro, guardo su, espiro, guardo l'ombelico, fuori tutta l'aria, spingi con forza su, inspirando vado su, incurvo la schiena ed espirando Ashtanga Namaskara giù. Poi distendo le gambe, inspiro, sudorace, guardo in alto, punta i piedi ed espira sui glutei verso il cielo. Tieni l'allungamento del tuo corpo, della parte posteriore del tuo corpo e l'attivazione della parte interiore del tuo corpo. Inspiro. Alla prossima ispirazione posiziono il piede destro tra le mani e il ginocchio sinistro a terra, mi allungo, mi apro e guardo verso il cielo. Espirando rilasso la testa e la gamba sinistra raggiunge il piede sinistro e la testa scende dolcemente verso gli alluci. Inspira, porti sulle braccia e ti distendi verso l'alto, ti allunghi il più possibile. Ed espirando ritorni in samasthiti. Inspira sulle braccia, mi distendo, espiro, le mani si appoggiano a terra, giù la testa e rimango giù qualche attimo. Per allungare bene tutta la spina dorsale. Alla prossima ispirazione, posiziono la gamba sinistra dietro, il ginocchio a terra, il piede sinistro disteso. Ora da questa posizione apro prima il braccio destro in laterale destro, poi il braccio destro si appoggia all'orecchio destro e vado in allungamento del fianco destro. Chi vuole può guardare verso l'alto, se non ha tensioni cervicali, se non guarda verso il basso, allungati.
ora siamo ruotate ma con l'allungamento del fianco destro. Ancora qualche respiro, inspira sul braccio destro, espira mano destra a terra, inspira a fondo sul ginocchio, espira gamba destra indietro, chiude i piedi uniti e rimane qualche altro. Espirando, ginocchio, glutei, fronte a terra, braccia ben distese e allungate. Avambraccia a terra, rotoli sulla fontanella, talloni e glutei, piedi a punto. Espirando scendo e distendo le braccia in allungo. Inspirando vado in quadrupedia e curvo la schiena come abbiamo fatto prima. Inspiro in alto. Espiro, mi guardo con pellico in curvo su. Inalo. E di nuovo su. Ancora. Inalo. Espirando Ashtanga Namaskar, giù, petto e gola, faccio scivolare le gambe indietro, apro il torace e guardo su, ed espiro su i glutei, piedi uniti, e metto al torace, distenditi e allungati, attivando le cosce delle mani. Qualche respiro. Alla prossima inspirazione posizioniamo il piede sinistro tra le mani e il ginocchio destro a terra, ci apriamo, ci allunghiamo e guardiamo in alto con gli occhi. Inspirando rilasso la testa e la gamba destra raggiunge il piede sinistro e scendo lentamente verso gli alluci. Inspirando porto sulle braccia, mi distendo, mi apro, mi allungo. Ed espirando ritorno in samasthiti. Chiudi gli occhi, allinea bene il tuo corpo e rilassa le spalle. Ora cominceremo la sequenza. Quindi concentrati bene sull'allungamento dei piedi e rilassamento delle tue spalle, allungando bene tutto il resto del corpo verso l'alto. Espirando ritorno, mi allungo bene verso il cielo su ed espirando vado in laterale sinistro e vado a lavorare sulla lateralità del fianco destro e appoggio la tua testa sul braccio sinistro, tieni il collo rilassato, rimani, allunga bene il fianco destro e respira.
Inspiro, torno su, mi allungo il più possibile verso l'alto ed espirando scendo ancora con le mani intrecciate, appoggio i palmi delle mani se riesco e tengo giù la testa. Se i palmi delle mani non toccano terra, l'importante è che le gambe distese e il resto del corpo rilassato verso il basso. Sgancia le dita, pieghi le ginocchia, lasci le braccia a penzoloni, il mento va torace, snocciolo la schiena dolcemente lasciando giù le braccia. Una volta arrivati in posizione retta, inspirando porto su le braccia verso il cielo, questa volta lo sguardo va sì, tra le mani, in allungo, poi palmi le mani vanno all'esterno, apro le braccia lentamente, chiudo i piedi, ritorno in samastiti, mi riallineo sia col respiro sia col nostro corpo. E se allineo respiro e corpo, anche la mente riuscirà a rimanere presente nella tua posizione, in samastiti, fermo e immobile sul luogo. Espira, guarda giù ed inspirando il braccio destro ritorna, ritorno con le braccia a te. Espira, rimani ed inspirando ritorni in samastiti. E di nuovo qui riallini bene il tuo corpo, il tuo respiro e la tua mente. Rimani presente nel luogo. Rimani qualche altro, rilassa le spalle.
gli occhi e di nuovo fai però il passo indietro con la gamba destra, ma molto ampio, molto lungo indietro, e riapri nuovamente le braccia, chiudi il piede sinistro e apri il piede destro. Ora affonda sul ginocchio destro e posizioni la tua mano destra a terra all'esterno del piede destro. Ti appoggi, il braccio sinistro si appoggia al fianco. Come fatto in precedenza, inspirando porto il braccio sinistro in avanti, mi allungo e mi distendo. Lo sguardo può andare verso il piede destro o verso il cielo, dipende come ci sentiamo. Teniamo la postura, respiriamo profondamente. Rimani qualche attimo, respira, distendi bene il braccio sinistro, allunga. Distendi la gamba destra e la testa scende verso il ginocchio destro. Le gambe sono distese, le mani sono in appoggio, la testa è rilassata. Il respiro è profondo. Da qua espirando, piedi il ginocchio destro e guardi in avanti. E inspirando, spingendo col piede destro, ritorno con le braccia a T. Chiudo il piede destro e apro il piede sinistro. Affondo sul ginocchio sinistro. Ora la mano sinistra si appoggia all'esterno del piede sinistro. Il braccio destro va in avanti, va in allungamento e si distende. Lo sguardo può essere verso il piede o verso l'alto, dipende dalle nostre tensioni a livello cervicale. Ti ricordo che ogni corpo è diverso l'uno dall'altro. Respira, allungati, rimani. Ora qualche respiro. Espirando, la mano destra si appoggia all'interno del piede sinistro, distendi la gamba sinistra e scendi con la testa verso il ginocchio sinistro. Rilassa la testa, attiva le cosce e respira. Espiri, pieghi il ginocchio sinistro e guardi in avanti, ed inspirando ritorni con le braccia a te. Espira, rimani, ed inspirando ritorni in Samastiti. La mano è stata lì, chiudi gli occhi, allinea il tuo respiro e il tuo corpo, così che la tua mente possa rimanere concentrata. Da qui alla prossima ispirazione, apro gli occhi, sollevo le braccia e mi distendo verso il cielo. Espiro, posizioni palmi delle mani a terra, rilassando la testa. Inspiro, mi allungo e guardo in avanti. Passo indietro, divento parallela al pavimento. E da qui sento Chaturanga Dasana, la flessione, scendo. Inspiro, distendo le braccia e mi allungo stringendo il glutei, sollevando le ginocchia. Ed espirando, entro in Adho Mukha Svanasana e unisco i piedi. Tengo la postura, mi guardo gli alberi se sono pari tra di loro.
Da qui espirando posizioniamo le ginocchia a terra e distendo i piedi. Unisco bene, scendo e appoggio la fronte a terra e rilasso completamente le braccia in avanti. E rimango qualche attimo per scaricare la schiena. Rilassa bene le spalle. Ora da qui posiziono le mani accanto alle ginocchia, semplicemente per aiutarci a salire e sistemarci in ginocchio. Da questa posizione scivolo sul gluteo destro, mi giro lentamente. Da questa posizione la mano sinistra prende la caviglia sinistra, il braccio destro va su verso il cielo, mi allungo il più possibile ed espirando vado in laterale sinistro. Una volta raggiunta la posizione cerco di ruotare il torace verso il cielo. Distendo il braccio, chiudo gli occhi, il gomito va verso l'esterno, la mano è ben agganciata alla caviglia sinistra, il braccio destro si distende, ci stiamo solo preparando per la postura finale. Prima ci allunghiamo, ci scaldiamo, poi entriamo in una postura un pochino più difficile. Intanto ci prepariamo. Respirate, allungate bene il braccio destro, aprite bene il torace e rimanete. Ora qualche respiro. Inspirando su bene il braccio destro verso il cielo, ti allunghi ed espirando scendi. Ritorno a sedermi in ginocchio, mi sistemo, mi allineo, sto facendo yoga, non ho fretta, e poi espirando scivolo sul gluteo sinistro. La mano destra prende la caviglia destra, il braccio destro va su verso il cielo, il braccio sinistro su verso il cielo, ed espirando vado in laterale destro e da qui apro bene il torace e se non ho tensione guardo verso l'alto e poi chiudo gli occhi e mantengo la posizione di Vajra Vairasana, il lato della posizione del tuono. Mi allungo, mi apro, respiro profondamente. Inspirando sul braccio sinistro allungo, espiro, scendo, posiziono le mani a terra, mi vado di nuovo a mettere in ginocchio, da questa posizione porto le mani avanti, mi distendo, mi allungo e mi rilasso di nuovo, completamente. Lascia che la colonna vertebrale e il resto del corpo si rilassi e si distenda. Ogni asana è propedeutica per un'altra asana, sempre un
pochino più difficile. Riposiziono le mani accanto alle ginocchia per aiutarmi a ritornare. Poi da questa posizione sollevo i glutei dai talloni e ora apro la gamba destra in laterale destra col piede destro parallelo. La mano destra si appoggia alla gamba destra, non spinge la gamba destra, è solo un appoggio leggero. Il braccio sinistro lo porto in avanti, il braccio sinistro lo allungo e ora vado in laterale destro e mi distendo, portando verso il cielo. Tengo il braccio sinistro allungato, se sento tensioni guardo sempre verso il basso, rilassando pure la testa, senza problemi. Allunga il braccio, distendi, allungati, attiva la coscia destra e respira. Provate a immaginare che beneficio ha la vostra colonna vertebrale, lavorando proprio nelle posizioni laterali, che si fanno molto poco anche nella vita quotidiana. La colonna vertebrale è adeguata anche a questo. Ora qualche respiro. Espirando guardiamo giù, inspirando il braccio sinistro ritorna su, espirando il braccio sinistro scende in avanti, il ginocchio destro si unisce, sistemo la postura, mi allineo, gamba sinistra dietro, sistemo bene la postura, mano sinistra sulla coscia, braccio destro in avanti, in allungo, mi distendo verso l'alto ed espirando scivolo in laterale sinistro. Apri il torace, occhi chiusi e distendi bene il braccio. La mano sinistra non è che spinge, è come se aiutasse a scivolare verso il basso, verso il tuo piede sinistro. È appoggiata, ma in modo lieve. Riporti le mani vicino alle ginocchia, semplicemente per spingere lontano e non pesare sulla schiena. Una volta in posizione in ginocchio, scivoli sul gluteo preferito e distendi entrambe le gambe in avanti. Nella posizione, sistema bene i glutei a terra portandoli indietro. Ora divarica le gambe per quanto ti è possibile. Sistemati bene, una volta sistemata, risistema bene i glutei. Indietro, uno alla volta. Posiziona ora la tua mano destra sotto la coscia sinistra. Sistemati, ruota verso la gamba sinistra e da questa posizione vado giù in laterale destro
il braccio è ancora appoggiato, scendo, ora quando vedi che non riesci più a scendere, il braccio sinistro va in avanti in allungamento e in distensione. Chi riesce può agganciare il piede destro, chi non riesce distende solo il braccio sinistro. Nella postura ruoto il mio torace e guardo verso l'alto, i talloni sono a terra, chiudi gli occhi e respira profondamente. Mantieni questa postura. Se senti ovviamente tensione alla cervicale, nulla vieta che tu la testa la rilassi verso il basso, senza problemi. Lo yoga è l'ascolto del sé. Rimani concentrato nel respiro, nel movimento del tuo corpo e vedrai che la mente rimarrà concentrata nella presenza. È quello che devi cercare nello yoga. E tutto il yogasana deve scorrere fluido, armonico, come un piccolo torrente di montagna fresco, limpido, che scorre tra le pieghe. Senza nessun attrito, scivola, scende, accoglie. Ora qualche respiro. Espirando rilassi la testa, il braccio sinistro come c'è arrivato ci ritorna, va in avanti, piano piano. Si appoggia al fianco, la mano destra si aggancia bene alla coscia sotto sinistra e aiuta il ritorno, piano piano. Se lo fa, sentite che la schiena non vi pesa. Molto bene, da questa posizione, le mani a terra, sistemo bene la postura, risistemo i miei amici glutei, uno alla volta. Poi da qui la mano sinistra va sotto la coscia destra, ruoto verso la gamba destra, da qui vado in laterale sinistro, una volta che non riesco più a scendere, porto avanti il braccio sinistro, lo distendo, lo allungo, se riesco ad agganciarmi bene, se non tengo il braccio disteso, e poi ruoto, aprendo bene il torace, e vi ricordo che la testa si può rilassare verso il basso, tieni però i talloni a martello, per favore, respira, allungati e ascolta bene l'allungamento del tuo fianco destro. Respira profondamente. Che respira, espira, rilassa la testa. Ricordati di stringere forte la coscia sinistra con la mano sinistra, la coscia destra. Il braccio destro ritorna, agganciati e aiutati col braccio sinistro a ritornare. Senza pesare sulla schiena, molto bene. Le mani si appoggiano a terra, raddrizzo bene la schiena, poi da questa posizione apro le braccia, le distendo, poi le mani vanno in avanti, parallele alle tue gambe, scendi e agganci i piedi, le caviglie, quello che riesci, e lentamente scendi verso il basso. Alla fine della corsa ti chiedo di rilassare la testa,
e rimanere con le gambe attive. Respira profondamente, mantieni la posizione, respira e rimani. Qualunque essa sia, non crearti giudizio, fai quello che riesci. L'importante è concentrarsi sul respiro, sul proprio corpo e lasciare che la mente rimanga presente in quello che stai eseguendo. Ora ti chiedo di portare una mano alla volta in avanti. Tieni le mani e le braccia attive. E cerca di guadagnare un po' di terreno in avanti con le tue mani. E rimanendo con le braccia attive, rimani ancora qualche respiro. Non esagerare. E ora piano piano, con l'aiuto delle mani, ritorni dolcemente, con controllo, piano piano, in posizione eretta con la tua schiena. Da qui porti le mani sotto le ginocchia e con l'aiuto delle tue braccia chiudi le ginocchia e nella posizione intrecci le dita, le porti verso le caviglie e curvi la schiena portando il mento al torace. Manteniamo questa posizione attiva che spinge in fuori. Immagina di voler diventare proprio una pallina con la tua schiena. Devi sentire le vertebre che piano piano si allontanano l'una dall'altra. Rimani qualche respiro. Inspira, appoggi l'addome alle cosce, allunghi la schiena verso l'alto ed espirando lasci la postura, posizioni le mani a terra, scendi lentamente con la schiena a terra. Una volta con la schiena a terra, porti i talloni vicini all'utero nella larghezza dei tuoi fianchi. Mantieni un attimo la posizione. Ora apri le tue braccia attive, facciamo l'ultimo allungamento. Ora porto ad incrociare la gamba destra sopra la gamba sinistra. E da qui porto il ginocchio sinistro in laterale destro. Ascolta l'allungamento del fianco sinistro partendo dal bacino. Qui c'è anche una piccola rotazione, minima, ma c'è. Sull'inizio del bacino come allungamento laterale. Da qui inspirando ritorno, riporto i talloni vicini ai miei glutei, sistemo bene la postura a terra, le braccia rimangono ancora attive e ora incrocio la gamba sinistra sopra la gamba destra e porto ispirando il ginocchio destro verso sinistra e rimango. Qualche respiro. Inspiro, ritorno dolcemente, riallineo di nuovo il corpo a terra. Ora porto la mano destra a prendere l'esterno del ginocchio destro
sinistra, prende l'esterno del ginocchio sinistro, le ginocchia vanno all'esterno, appoggia le spalle e divarica leggermente le ginocchia verso l'esterno del tuo addome, le tue mani e le tue braccia spingono giù le ginocchia. Ora ti chiedo di attivare l'ombelico verso la colonna vertebrale, le mani qualche attimo. Ed espirando, fai scendere una gamba alla volta, tieni le gambe divaricate, le braccia divaricate, il dorso delle mani a terra, chiudi gli occhi, allinea bene la tua postura, abbandonati completamente. E lasciati andare. Grazie.